solo chiuso dentro a casa. Ma ho trovato il modo di sfogarmi col computer e so su Superman. Sto su YouPorn, porn, e so sbiellare, e so sbiellare. Sto su YouPorn, porn, porn, e so sbiellare. Buonasera amici di Mitico Channel. Ciao a tutti. Antonello Vannucci, barese, tifoso della Bari, Juve. Sì. E sei a Foggia alla, alla... Però fammi dire che anche simpatizzo per il Foggia, perché è vero. Cioè io Ti sei perso... Io ho un'ammirazione, per i Diavoletti che risale dal Foggia di Zeman. Da allora ho sempre seguito con simpatia il Foggia, anche per me, perché per me le rivalità campanilistiche, certo, sono belle, però anche bello tifare per la squadra della tua regione. Beh, quando il Foggia faceva bella figura io ero orgoglioso, cacchio. Beh, bello, bello. E poi diciamo anche agli amici di Mitico Channel che ha dato una grossa mano a Mitico Channel quando non la vedeva nessuno, perché i primi filmati me li ha dati lui, questo signore è stato il primo a darmi dei filmati per la nostra web TV. Antonella, allora tu qui presenti uno spettacolo, uno dei tanti. Sì, sì, diciamo che da solo è forse è il secondo mio da solo. Lo spettacolo si chiama Chitestra Musica. Praticamente la maggior parte dello spettacolo è basato su storie che sono ricavate da canzoni molto molto famose, internazionali, adattate col dialetto barese prettamente, non sempre, però un dialetto piuttosto fruibile, specialmente in Puglia, quindi sono storie piuttosto divertenti che hanno un senso e che mi portano a raccontare delle cose. Uno spettacolo che a Bari ha funzionato, l'ho ripetuto più di una volta, anzi no, diciamo che sono già arrivato intorno alle 20 volte che sto in giro con questo spettacolo. Sono contento di essere venuto in un tempio del cabaret, che è questo qua, ragazzi. Qua a Foggia avete la Taverna del Gufo. La Taverna del Gufo è una cosa pazzesca, cioè qua sono venuti Troisi, no? Certo. A parte Renzo Arbore, che è stato uno di è di casa, ma qua hanno, cioè, tutti i migliori attori degli anni 70 sono venuti qua, ragazzi, è un posto incantevole. Beh, allora, fa sicuramente piacere averti qui, averti a Foggia, non è la prima volta che vengo a vederti a Foggia, sì, però sì. La tua passione per questo tipo di spettacoli, per la musica, sì, parte da lontano. Beh, io intanto nasco musicista, sono chitarrista e le canzoni mi piace arrangiarle bene, cioè la canzone devo anche suonarla bene, perché deve anche rendere dal punto di vista musicale. Visto che sono solo con la chitarra a fare lo spettacolo, non posso fare un'ora e mezza di za 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 za, devo abbellire il tutto, no? E quindi mi curo gli arrangiamenti e cerco di essere preciso sulla chitarra, perché d'altronde io nasco chitarrista e da piccolo ho cominciato a fare queste assonanze, anche se diciamo la folgorazione sul comico l'ho avuta a fine anni 70 ascoltando gli Scantos, che era un gruppo demenziale bolognese, Mi piacciono le sbarbine è il pezzo più famoso, che mi fecero capire che con la musica ci si può anche divertire. All'epoca frequentavo Gennaro Annunziante, che è l'attuale, cioè il regista di Checco Salone, con cui ho scritto le prime canzoni per Toti e Tata negli anni 90. È stato un sodalizio che è durato nell'adolescenza, ma che insomma mi ha segnato, e poi ho continuato a fare il comico, anche se avevo lasciato, poi ho ripreso. Però con tutte persone, voglio dire, di un certo spessore. A Bari sì, a Bari no, abbiamo avuto negli anni, cioè i miei coetanei sono appunto Toti e Tata, Gennaro Annunziante, che adesso sono, insomma, sia lo stesso Stornaliolo, ma anche Emilio Solfrizzi. Gennaro Annunziante non si tocca, è il regista che ha venduto più in Italia, quindi è una bella sfornata, anche se io diciamo faccio parte meno di questa, perché la mia dimensione è molto più modesta rispetto a questi grandi nomi, però mi diverto. Certo, certo, e ci divertiamo anche noi. Allora, noi adesso vedremo lo spettacolo. Sì, sì. Per gli amici di Mitico Channel, tu ci hai concesso di farci vedere qualcosa, sì, quindi avremo, perché, il piacere di farlo vedere, ragazzi, anche. Il fatto che so uomo da solo abbia avuto la forza e la volontà di aprire un canale
per Foggia, una web TV, diciamo, per Foggia e per i foggiani. Ma io, tu mi dicesti che non è solo Foggia a Foggia, ma è Foggia nel mondo. Certo. Ed è bellissimo avere un riferimento anche per chi è lontano. Hai avuto una bellissima idea, Biagio, veramente. Bene, seguite questo canale perché è bellissimo e soprattutto perché è dell'amico mio, Biagio. Ciao. Va a bene, tutti. Adesso andiamo a sentire, ad assaggiare qualcosa del suo repertorio. A dopo, amici. Ciao. Il fatto che voi siete qua, insomma, dimostra che già sappiate di che morte morire stasera. E lui ci farà veramente morire dalle risate. Io adoro il suo genere, poi tra l'altro è un ospite, insomma, di spessore internazionale, perché comunque ci fa respirare atmosfere musicali, sound, note assolutamente internazionali, di caratura mondiale, brani conosciuti da chiunque, perché sono la storia della musica, ma lui riesce a rovinarli, riesce veramente a sfigurarli, a sfregiarli in maniera divertentissima, mutuando uno slang barese assolutamente comprensibile, con un'assonanza che è inquietante per efficacia e comicità. Ho detto delle cose di senso compiuto, mi sembra. Antonello Vannucci. Mi ricordo che ho detto. Siete presentati da uno dei migliori presentatori adesso attualmente in Italia, per me. C'è stata una moria. Ecco, guardate, cioè, guarda il presentatore ha proprio questa verde. No, come. No. Mettila qua. Allora, per chi non mi conosce, mi chiamo. Aspetta, devo alzare. Voglio solo capire come parte, perché poi capisco se sta pericoloso, quindi devo stare qua tipo accompagnamento nel senso e poi vado a sedermi. Ti puoi sedere. C'è una cosa un po' più discreta della sedia. Senti, io intanto anche io devo fare i miei ringraziamenti intanto a Rossana, perché veramente se c'è molta gente qua perché vi ha rotto i coglioni sicuramente. E quindi pur di non sentirla più, per sfinimento mi ha preso. Serata spontanea. Esatto. E quindi voi siete venuti gioco forza qui a sentire me, se non mi avete mai sentito, preparatevi, spero che vi divertiate e che lui non abbia creato queste grosse aspettative. Esatto. Io vengo da Bari, vengo da un quartiere popolare di Bari, come si conosce dei Bari. C'è il quartiere Freedom, il quartiere Libertà, che sa, io chiamo Freedom perché do un tocco di internazionalità alla cosa, dove diciamo una buona percentuale, 70-80%, è formata dal popolo medio-basso, che per carità sono bravissima gente, però specialmente le donne, magari le vedi, ad esempio, indossano capi di abbigliamento molte volte incompatibili con i propri corpi. Cioè, non mi segui, cioè tu vedi le cose da XE, con il leggings, oppure il trucco troppo marcato. Questi io ho capito, ma musicalmente dove porta? Porta al fatto che qua è l'eccentrismo, che quando è troppo sconfina nel cozzalesimo. Cozzalesimo. Il cozzalo si sa cosa c'è, è un cozzalo. Confido in te. Madonna me c'è sit cozzale quando abbondate col fard per mascherare i punti neri o per nascondere le mustaz. Non tutti si possono permettere di indossare il perizom perché su alcune fa l'effetto tra corda di un provolo. Sit cozzale e non era modo. Sit cozzale, tenni tuo specchio oppure no. E allora dico, voglio il cazzo vuoi da me? No, lo so che fanno i quattro gatti. Sì. Lalla, sentiamo. Brava, brava.
sapeva. Madonna me, c'è il sito e cozzare, se vi sparate il profumo, che se qualcuno si avvicina, va fuori te c'è un giubbun. E c'è te tinte di capelli, che mi verrebbe da dir, sicur che andate dal parrucchiere, oppure sciato carrazzir. Si per cozzare, si per cozzare, e non è l'amore. Si per cozzare, tieni tu specchio oppure no. E loro? E vuoi che cazzo vuoi te? La rosa! Beh, sì, no, questo è il gioco. Ti ricordi le tue canzoni? No, io non ricordo. Sì, bravo, io ricordo la sequenza. Scusa, ma voglio andare perché ho capito che... Ma tu ci vedi da via qui? No, io non ho passato il tempo che hai passato tu in bagno quando ero adolescente, quindi ci vedo. Allora... È un'altra foto. Allora, quando si era ragazzi, che cosa si faceva? Hai detto adesso. Per cercare di farlo veramente, non solo da solo, diciamo, e cercavi di abbordare e guardare, cuccare la donna. Cuccare, dove si cuccava la donna? In discoteca. Cioè, se andava in discoteca, l'uomo andava in discoteca, mirava sempre alla più buona e poi rifiuta. Poi alla fine, prima sera, poi man mano. Si scendeva di livello effettivamente. Uscivi col più cesso dalla discoteca. Sempre così era. E quindi questa è la storiella proprio di quel periodo. Lo sfigato va a ballare, anche se non gliene frega. Lui va solo per cuccare, e fino a qua non fa una piega. Prima tenta con la bella, che gli dice vai a rubare, dopo abbassa l'asticella, è una brutta borderà. La cucaracchia, la cucaracchia. Da puta sulla qualità, la cucaracchia, la cucaracchia. Perché meglio non sapere, la cucaracchia, la cucaracchia. Ma che differenza fa? La cucaracchia, la cucaracchia, tanto al buio sotto tu guardi. Non volevo fare la storia del Ernesto, volevo fare... Mi aiuti, Mauro? Okay. Mauro, pulpito! È un bellissimo esempio questo. Ci fossero dei ragazzi, sarebbe bello per un esempio per... No, nel senso che è bello perché è un ragazzo che non si arrende di fronte ai problemi. È un amico nostro, è un amico nostro. Questo è Ernesto, lui si laurea. Oh, che bravo, Manucci! Se sei ingegnato o sei un coglione, ma è pazzesco. Potrei essere un coglione geniale. Sì, ma sei anche un coglione geniale, perché noi ci chiediamo come ti vengono, perché le assonanze, ve l'avevo detto, sono incredibili, veramente. Ernesto si laurea brillantemente, sì, e vuole entrare nel mondo del lavoro, no, come fanno tutti quanti, cioè, certo. Facendo concorsi, no? Concorso, quindi fa concorsi, si iscrive, sì, concorsi, no. Ricordo, testi, ti ricordi che chiedeva i soldi in prestito che non aveva? Cioè lui per fare concorsi si è impoverito, sì, e non ne ha passato uno. L'ultimo concorso, quello che gli pagò totalmente la madre, riesce a passare la prova scritta. Sì, passo l'iscritto. No, contentissimo, bello, però la bruttissima notizia è che... Fuori. Non era normale. Sono venuto in Nucongos, e poi fai la prova orale, a Roma. Stu con dos, e non tengo le perrise, yasha
stata prenota, la cucce stata chiedere le terrisse per partì, aziando niente, che te non me la de mai, 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 oh! Mamma, mamma, esce a Roma. Sono chiamato ministero, oh ministero, non c'è potere venuto, esce a Roma, a c'è chiedere le terrisse per partì. Queste disoccupate da tre anni, sembria, non so fate gatte mai, 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 oh! Mamma, mamma, esce a Roma, sato! Allora vado a un amico suo, ti ricordi? A chiedere un prestito. E so c'è tuo amico a me, o amico a me, e tu un prestito gli ho chiesto, esce a Roma, e stu kind mermate, barra barra, cazzo ma ne frega me che esce a Roma, sasci come a fai, esce a Roma, o mi ha metto a fa un orecchione alla piscina, come una, non so fa da gatto mai, 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 oh! Mamma, mamma, esce a Roma, mamma, mamma, esce a Roma. Che lui, che cosa fa? Ti ricordi che cosa fece? Sentò ad entrare a insegnare, perché lui col titolo di studio poteva già insegnare, quindi manda i curriculum alle scuole. Però anche quella, ti ricordi? La scuola dell'inizio dell'Ottocento, quindi bellissima, lo chiama, lui va entusiasta, là c'è un posto per lei, ma il posto è come bidello. Sì, me lo ricordo. Però lui comunque può dire ma no, bidello, io volevo insegnare, no, però lei non farà il bidello normale, no, lei sarà il capo dei bidelli. In questa scuola c'è anche il capo, vi fanno vedere la divisa che bella come quella, ti ricordo le mostrine, lui si innamora della divisa e delle mostrine dorate, sì, perché dice bella la divisa, per cominciare va bene, e cominciò a lavorare come capo dei bidelli, anche umile, tutto bene, solo che non aveva fatto i conti con i ragazzi. Ho trovato un lavoro impiegato in una scuola superiore, m'hanno dato le mostrine, so bidello di prima categoria, ma tutte sti guagnune ce la wand. Ogni di la stessa storia, chi si scalma nata faccio una baldoria, gli non ce la faccio più, ma c'è cazzo sto una bella professor, chiami a cut che se ne fosse c'è da wang. A wanda da, a wanda da, cut tra sa tarda, cut se ne va, ma sto cade sauri, c'è dog andrete le mostri, so a niente o so a chiune, non fa differenza l'onda del chiune, ma c'è do che andrete le mostrine, da wanda da wanda, a wanda da do, a wanda da, a ringorra tutta c'è un fascia fa, e non è più così, e non è più così, e non è più così, c'è do che andrete le mostrine. Non riusciva proprio a lavorare, però riusciva, ma tu lo sai, ti ricordi? Un sacco di vestiti. Ti ricordi come era Ernesto? Lo ricordo, un bellissimo ragazzo. Allora, fare il modello senza problemi. E ti ricordi? E ti ricordo, lui è bellissimo, un ragazzo veramente bello. Gli amici suoi dicono, oh scusa, fatti 4-5 foto, fai un piccolo book e mandalo a Milano. No, non c'è un doppio senso a piccolo book. No, non c'è. Allora, e lui si fa queste foto, fa questo piccolo book e lo manda ai grandi stilisti di Milano che, come vedono le foto, lo chiamano subito perché era bellissimo, è fatto bene, più o meno come Giordano, più o meno bello, bello fatto da avere lui, va tutto bene,
comincio a lavorare, faccio il tessitore, faccio il modello, sarà tutto bellissimo, comincio a lavorare e si accorge di essere allergico a un tessuto e non posso più lavorare. Che cosa mi è capitato? Io so il modello, io so il più bello, non tengo neanche un neo. E mettiamo Missone e Dolce Gabbana, o la Marzotto che da Befano, e indosso la lana, il cashmere, il panno, il cotone, e tutto me ve è buona, e indosso la lana, il cashmere, il panno, il cotone. Ma quel che non sopporto, gli è un nylon, una donna, queste sfilate non posso fare. Per quel tessuto che faccio cacà, e per sei mesi io faccio la fama. Ho giocato i numeri all'otto, ho fatto lambo, meno male perché se no io come Cambo voglio andare a vedere un film, mi vedo Rambo. Veramente siete un pubblico bellissimo, no? Perché, anzi, ditemi domani dove siete che vi vengo a vedere. Io boh. Allora, che cosa succede? Oliva a Foggia, come si dice? Non è pertinente, perché vedo lavorare in un bar. Esatto, no. A Bari si dice a win, cioè è una serie di vocali tutti insieme. Lui che fa? L'oliva. Come si dice? A win. È facile, no? Allora ti sto dicendo, perché Ernesto, che succede? Va a lui, siccome non riusciva a lavorare neanche come modello, e si fidanza con una ragazza per poter uscire la sera, perché sai, un po' di soldi in tasca. Accettò qualunque cosa, non ricordo. Ti ricordi? Sì, che andò a fare, pensate, il barista in un autogrill. Ma non era un barista di quelli normali. No, lui era propositivo. Cioè tu andavi lì, dici buongiorno, mi dà un caffè, un cornetto, che ti vuole dare sempre, è sempre così. E dei ragazzi andarono a prendere un martini, un aperitivo. Il mio nome si chiama Ernesto, fatico all'autogrill, se mi chiedono un martini io ci dico così. La win, la win. Indomabile, la win, la win. Poi diventa insistente, quindi la win, la win. Come andò a finire? Licenziato. Però lui non si perse tanto, perché lui doveva lavorare. Non può lavorare, poi aspetta. Un negozio di telefonia mobile. Andò a fare il commesso nel negozio, l'ha detto alle vendite, in un negozio di telefonia mobile. Avrei fatto una lezione. Ora vendo i telefonini in un negozio a Bari. Quando vengono i clienti e
chiedono il cellulare, ci dico gli indocellulare, la wind la web. E diventa insistente, quindi la licenziato Ernesto, ragazzi. Va male queste opportunità, però era bravo anche Reazzere, perché comunque era anche, faceva lavori umili, perché poi ne fece anche di umili. Vabbè, ma si sposò, cosa te? Si sposò, questo senza lavoro ebbe il coraggio di sposarsi e allora disse... Beh, se io pure col lavoro non ho il coraggio. Ma sei un trimone. Lui niente, si sposa incosciente, senza lavoro si sposa e dice: beh, devo mantenere la famiglia, adesso qualsiasi lavoro proprio. È una lezione di vita, vero, questo, no? Cosa andò a fare? Dillo tu. Lo scaricatore di porto. Lo scaricatore di porto. C'è un laureato che per mantenere la famiglia fa lo scaricatore di porto. Un esempio. Un esempio bellissimo. E lui comincia a lavorare tutto contento perché si guadagnavano bei soldini. Per gli 6-7 mesi i primi problemi fisici, mo faccio lo scaricatore, mo fa scuculo per 12 ore. E scarico quintali e tonnellate. E quando viene la sera a me mi affascino Mamma Lorraine, Mamma Lorraine, Mamma Lorraine. Mamma Lorraine, Mamma Lorraine. Siamo usciti in doletta, io mi chiedo tutte e due abbracciate stretta stretta, e dopo un po' che tutte e due ci è venuta la ginchia e in due sottite fammo stesso toccando facendo male le rei, male le rei, male le rei. E cosa fece? Lui, avendo lavorato comunque quei 7-8 mesi, sì, un po' di soldi si era messo da parte. No, perché comunque non lavoro un po' di così, non si guadagnava. Lui però i soldi che si era messo da parte non bastavano, certo, perché voleva aprirsi un'attività in proprio. Allora che fa? Va in banca, perché si sa che le banche sono... aiutano giovani in difficoltà. Se voglio appena un finanziamento per un'attività, le banche sono sempre disposte. Lui infatti presenta questa domanda di finanziamento e la banca guarda la domanda e dice: ehi, batti il tuo finanziamento. La banca popolare di Bari. La popolare di Bari si parla pure i clienti, dice: buongiorno, buongiorno, quando la fai? Per gli avversari, quando la versa 3 cina uomo. Popolare. È tutto popolare. Ma perché scusi io sono. Ma perché, noi abbiamo messo uno nell'accoglienza per dire: aspettate! Benvenuto!
È vero? È vero. Ma parlo di Napoli. E quindi lui, pensate, niente finanziamento, ormai senza più lavoro, non riusciva a sapere come doveva fare ad andare avanti con la famiglia. Andò più alla banca a chiedere finanziamento. No, andò, fu mandato, quindi una porta in faccia della banca, una del lavoro, senza più, proprio stava veramente male. Tornando a casa, stava pensando alla sua fatta, incontra un suo amico che si chiama Simone. Simone, perché vabbè, lì dà un cattivissimo consiglio. La banca non mi ha dato un finanziamento e adesso non so come devo fare. Simone dice che non è difficile, con una pistola va in banca ad aggredare, tutti in alto le mani. Non vi muovete di là e poi vai dietro al cassiere e fatti dare il denaro. Adesso non vuol dire che segui il consiglio perché non mi risulta, non ci posso credere. E allora sono andato dritto all'armeria e una pistola gli mosso a catare. Simone dice giusto e proprio semplice, e appena entrato in banca so gridato, tutti in alto le mani, non vi muovete di là. E poi ci ho detto al cassiere, i soldi mettili qua. E mi ha risposto il cassiere, tu dimmi come gli fa, se tengo in alto le mani, lo soldo con delle adà. Allo pulpito! Grazie. Grazie Mauro. Vi piace Lucio Battisti? Bene. Vi faccio 16 canzoni di Lucio Battisti. Ve li faccio però in 50 secondi netti. Però. Sì, viaggiare come un pazzo a fare spenti nella notte, cercando di raggiungere chi? Domanda inutile, non è Francesca, conosci me? Il nome mio, io non ti conosco, chissà, chissà chi sei. Francesca si offre nuda a noi, purtroppo l'unica, dimmi che è vero, perché ti voglio amare. Fammi entrare per favore. Perché no? Perché no? Ma un colpo di fucile d'ecco te, ricordo, sono morto in un momento. Allora. La volete cantare voi la canzone? Mi ritorni. C'è qualcosa che non scordo, voi fate le trombe, ok? Ma c'è qualcosa che non scordo! Yeah, c'è qualcosa che non scordo! Che non scordo! Trombate benissimo! Grazie, ciao!
solo chiuso dentro a casa. Ma ho trovato il modo di sfogarmi col computer e so su Tremar. Sto su YouPorn, porn, e so sbiellare, e so sbiellare. Sto su YouPorn, porn, porn, e so sbiellare.